Perché lì fuori gli studi, voi non potete vederlo in questa diretta, sono tornati, ci sono, sì, proprio loro, gli imprenditori arrabbiati, non mi sto più collegando con le piazze da tutta la Puglia, tutta la Basilicata, perché sono qui, vogliono venire qui a parlare direttamente con i politici, con le bollette fra le mani, oramai sono veramente schizzate all'inverosimile, una speculazione senza precedenti, e mentre c'è il filone dell'inchiesta tra la Puglia, la Basilicata, mentre il governo di Giorgia Meloni si è insediato, ma che succederà? Riusciranno a mettere la toppa perché ci vogliono i soldi, sì, ci vogliono i soldi per le piccole e medie imprese, ci vogliono i soldi per i cittadini, perché tra poco ci staccheranno la corrente. Ci sono loro, grazie dalla regia, guardate, sono rimasti molti dei politici, sono arrivati molti imprenditori, perché oramai non mi collego più con le piazze, perché? Perché gli imprenditori mi chiedono di incontrare la politica, perché se da una parte ci sono i terremoti, dall'altra c'è il governo appena insediato di Giorgia Meloni che speriamo riesca a risolvere i problemi, gli imprenditori non riescono a pagare le bollette. Partiamo così. La mattina ci svegliamo con la paura di incappare in nuove sorprese, tipo questa che ci è arrivata dell'energia elettrica, perché con questo, in questo andazzo non si sa dove si va a finire. Per favore intervenga immediatamente il governo, non abbandonateci, bisogna fare degli interventi nell'immediato. Adesso poi ci arriverà la bolletta di settembre, poi ci arriverà la bolletta di ottobre e quindi diventerà qualcosa di insostenibile. Un bonus per l'energia elettrica, un aiuto per le, non solo per le piccole aziende, perché anche le grandi aziende ne stanno risentendo. Non abbiamo se non la possibilità di richiedere ad alta voce quella che possa essere una tariffa limitata, un price cap dell'energia elettrica. Noi già paghiamo la corrente il doppio della Germania. Ma quale ripartenza? Allora, io amministro un'azienda di circa 30 persone nel campo dei prodotti da forno. Produciamo taralli e snack, esportiamo più del 50% e il 50% lo vendiamo in Italia. La matematica non è stata mai un'opinione. Volevo darvi degli elementi di riferimento per fare delle riflessioni tutti insieme. Mediamente il costo dell'energia impatta sui nostri prodotti da forno, quindi anche sui panzerottini, di cui Pietro è direttore commerciale dell'azienda che ha parlato prima, tra il 3 e il 4%. Siamo passati da 5 centesimi costo dell'energia elettrica materia prima del 2020 come media a 44 centesimi. Do l'ultimo dato dell'ultimo mese appena trascorso. Parliamo per 8. Moltiplichiamo per 8 il costo della materia prima. Abbiamo capannoni di attrezzature usate già pieni, significa che per pagare le bollette addirittura gli imprenditori hanno cominciato a vendere o a svendere, a volte a regalare le attrezzature. Vado subito a presentarvi gli ospiti col quale affronterò questo tema, sempre da Forza Italia. È rimasta con me Laura De Mola, eccola qui. Grazie. È rimasto anche Davide Vox dalla Lega, grazie. Buonasera. Da Fratelli d'Italia mi ha raggiunto Giuseppe Labbate, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. È molto arrabbiato questa sera l'imprenditore che avete sentito nel contributo, che stiamo seguendo la sua storia. Nico Visaggio, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il mio invito, il vice sindaco di Locorotondo, nonché Vito Speciale da Fratelli d'Italia, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Sempre da Locorotondo come consigliere del Movimento 5 Stelle c'è Fabio Lotito, ben ritrovato. Buonasera, grazie per l'invito. Apritemi l'audio e vado a salutare con noi, cioè Giuliano Granato, eccolo qui. Buonasera, buonasera a te Manila, buonasera a tutte e a tutti. E allora parto subito perché vado da Fratelli d'Italia, inizio dal vice sindaco, vado da Vito Speciale. Allora Speciale, siete al governo, voi avete poi una correlazione rispetto al territorio, perché questi problemi che diceva Visaggio sono problemi che partono dal territorio, ma poi la responsabilità viene poi, come dire, ricambiata a livello nazionale, perché il vostro leader Giorgia Meloni promette di risolvere un problema e di sbrogliare una matassa difficilissima, perché qua rischiano davvero di non riuscire a pagare le bollette, a chiudere le aziende, le piccole e medie imprese, ma anche i cittadini non ce la fanno. Grazie Manila, intanto grazie per l'invito. È un problema che abbiamo affrontato a livello territoriale comunale, ma poi a livello nazionale con il Covid. Noi abbiamo ricevuto, tantissimi comuni d'Italia hanno ricevuto dei supporti da girare poi alle aziende. Il problema è capire quanto durerà gli aumenti delle bollette, dell'energia, del gas.
perché dare un contributo oggi significa poi prometterlo anche per il futuro e capire la sostenibilità del... Quale contributo? Noi abbiamo dato al Corotondo, qui c'è anche il consigliere Rotito, dei contributi per, ad esempio, le bollette Tari alle aziende. Contributi che per il 2022, nel 2022 termineranno. Quindi questo è il problema. Siamo assolutamente d'accordo. La Meloni ha giustamente, come qualsiasi... ovviamente il Presidente del Consiglio si sarebbe apprestato a prendere il posto di Draghi, si sta impegnando per trovare una soluzione. Volevo porle una domanda semplicissima. Tutto vero quello che ha detto. Noi qui siamo per parlare di energia, di bollette. La situazione non mostra nessun segnale assolutissimamente di debacle. Qui stanno continuando ancora le aziende a lamentarsi perché non ce la fanno più. Viviamo un clima di grandissima incertezza. Abbiamo polverizzato in 6 mesi i sacrifici degli ultimi 3 anni. Qual è il contributo che state prevedendo di dare alle aziende? Perché io nella scorsa edizione ho parlato chiaro, ma l'ho fatto perché so che sono supportato da una moltitudine di aziende che la pensano come me. Qui abbiamo bisogno di compensare tutto quello che ci è stato tolto. Il fattore temporale è importante. Il governo si è insediato, non è una scusa, è già al lavoro, si è insediato appena 2 giorni fa. Bisogna sicuramente lavorare, rielaborare, così come ha già detto il Presidente Meloni, sul PNRR. Il PNRR oggi sembrerebbe inadeguato. Ecco, Giuliano Granato, ma sarà così? Riuscirà Giorgia Meloni, anche se si è appena insediata, a sbrogliare questa matassa del caro energia? La matassa si sbroglia soltanto se si va a colpire la speculazione, perché l'aumento del prezzo delle bollette non è frutto del caso, non è frutto soltanto di movimenti di mercato, è frutto della speculazione di grandi aziende. Io e l'altra portavoce di Potere al Popolo, Marta Collotto, abbiamo fatto una denuncia penale che abbiamo depositato in diverse procure del nostro paese, perché chiediamo che vengano verificato cosa hanno fatto le autorità di vigilanza, perché nessuno ha vigilato su questo aumento dei prezzi. Il governo Draghi prima e il governo Meloni ora devono andarsi a riprendere i soldi dei cittadini, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei piccoli commercianti, che se ne sono andati nelle tasche di Eni e delle altre grandi aziende. Ora l'autorità anticorruzione ha acceso i fanali su 4 aziende dell'energia che hanno aumentato i prezzi in bolletta senza che ne avessero l'agio, senza che dovessero farlo, e l'hanno fatto lo stesso. Noi abbiamo presentato questa denuncia penale. Gli extra profitti delle grandi aziende, quando è che ce li andiamo a prendere? Perché i soldi stanno lì, i soldi che sono... E allora Rotito ha sentito le parole di Granato. Prima eravate voi al governo, adesso c'è la Meloni che dall'opposizione passa alla maggioranza, ma il problema rimane questo. Perché non si tassano le grandi società energivore, gli extra profitti di chi si arricchisce sulle spalle di questi poveri imprenditori pugliesi, lucani, che stiamo raccontando questa sera? Manina, hai centrato il problema. Ora, credo vada fatto un po' di chiarezza. Il Covid ormai è finito, o meglio, sono finiti i fondi straordinari, cosiddetto fondone, dato ai comuni per sostenere aziende e famiglie per il Covid. Adesso siamo nell'emergenza energetica. Ora, questa emergenza energetica... Questa emergenza energetica va affrontata e l'abbiamo detto nell'ultima puntata, c'era l'imprenditore qui accanto a me, bisogna mettere mani alla determinazione del prezzo, che è fatto con un sistema, si chiama prezzo marginale, no? viene calcolato... capire come il governo appena insediatosi nelle due... Il governo appena insediato, che aveva centinaia di soluzioni e adesso non ce l'ha più. No, assolutamente. Però stavo semplicemente facendo un discorso di insediamento, tanto alla Camera che al Senato. Vanno tassati subitissimo gli extra profitti di queste aziende. Il 23 energie. C'è il dividendo dell'ENI, il 23 ci sono, novembre. C'è un altro fondo che ovviamente è colmo di denaro, che è quello proprio dello Stato, perché lo Stato
Stato aumentando, lo capisce anche un bambino, aumentando sensibilmente il costo della materia prima, ci ha guadagnato, con la tassazione. Scusate, perché da lì vanno presi i soldi immediatamente per andare a calmierare quelle bollette. Voglio mostrarvi questo contenuto, perché io sto seguendo la storia di tanti imprenditori nel limite delle mie possibilità, perché vorrebbero venirci tutti qui al punto per raccontare la loro difficoltà. Ve lo ricordate Franco Maiuri, quel panettiere che mi aveva detto in diretta: guarda Manila, che io non riesco più a pagare le bollette, 4.000, 5.000, 7.000 euro, io sto per chiudere il mio panificio ad Andria, che è un punto di riferimento di tante famiglie, io manderò a casa tutti i miei dipendenti perché non ho i soldi per pagare le bollette. Facciamo vedere un estratto di quella testimonianza, perché tra poco mi collego con Franco, che è arrabbiatissimo. Prego. Allora, la preoccupazione è che lei non riesce a pagare queste bollette? Ma neanche a rateizzare, perché 7.500, poi dovrò utilizzare l'altro mese 6.000, poi dovrò utilizzare l'altro mese altre 4.000. Cioè, questo pane a me che frutto mi dà? Devo vendere un quintale di pane qua dal banco, a 3 euro che si vende in Andria, a 3 euro in Andria, sono 300 euro. 250 euro di luce al giorno mi hanno calcolato, più 50 euro pago per l'affitto del locale e sono 300 euro. Oh, l'incasso che io prendo li devo dare la luce e l'affitto del locale. La materia prima come la faccio pagare? I dipendenti da dove vado a prendere i soldi? Io lo stipendio a casa cosa mi devo portare? Cioè, datemi una soluzione voi a me, come mi devo comportare? In esclusiva, in collegamento, vado da Franco Maiuri. Franco, buonasera, ben ritrovato da me qui al punto. Buonasera. Allora, Franco, ma è vero che hai minacciato di chiudere la tua attività e di mandare tutti a casa perché non ce la fai a pagare le bollette? E non so ancora quando dovrei resistere, quando il governo inizia a darmi qualcosa. Cioè, qui sono passati, si può dire, 3 mesi, ma non vedo nessuna soluzione. Sto con le bollette che mi devono tagliare la luce da un momento all'altro, ho messo l'avvocato. Ma di quanto sono aumentate le bollette rispetto, no, per esempio, all'anno scorso? A me le bollette sono quadruplicate, non aumentate. Quadruplicate. Allora, un attimo, possiamo farle vedere queste bollette? Non so se dalla regia abbiamo le bollette di Franco, facciamole vedere queste bollette, ma ecco, ce le abbiamo pure. No, ma non è possibile, questa bolletta è di 7.000 e qualcosa. Prima questa bolletta quanto montava, Franco? Potevo pagare, quando ho lavorato in pieno merito, 1.800 euro, 1.700. Pensate, udite bene, Laura De Mola, da 1.800 euro, c'è una speculazione, Laura, di 7.000 euro. Assolutamente sì, come sfondo una porta aperta, perché io, oltre ad esercitare, diciamo, la politica per passione, sai benissimo che sono un'imprenditrice, anch'io dalle aziende, anche le mie bollette si sono quadruplicate. Leggevo proprio oggi, interloquivo con i nostri riferimenti a Roma. Mi auguro che, come sia stato detto, la prossima settimana ci sarà il primo Consiglio dei Ministri, perché aspettano lunedì le nomine dei sottosegretari e dovrebbero stanziare dei decreti aiuti proprio per le bollette. Allora, io vorrei porre un quesito. Ho fatto un piccolissimo riassunto, ma velocissimo. No, ma tra l'altro le dico che i suoi riassunti io oramai, insomma, li adoro, perché lei è di supporto, allora, al programma. L'energia elettrica e il gas stanno costringendo le imprese oggi a chiudere. Vi do due numeri. Energia elettrica. Aumento dal settembre 2021 ad ottobre del 2022, 633%. Gas, noi ancora lavoriamo con il GPL e siamo fortunatissimi rispetto a chi lavora con il metano, aumento del 191%. Chi lavora col metano ha avuto aumenti anche di 10 volte. Sì, sì, l'abbiamo visto. Il problema, sai qual è, Manila? Che l'altra volta abbiamo discusso di interventi trasversali. Ok? Di interventi, questi interventi trasversali, e ripeto, lo dico io alla parte del governo, del centrodestra, che ci vogliono 80 miliardi. Da dove li prende nella Meloni 80 miliardi? Abate, io voglio dare fiducia, ve l'ho proprio detto adesso. Io voglio dare fiducia al nuovo governo. Io vi do fiducia, l'ho detto l'altra volta. Sì, ma io non sto qui a dire che il nuovo governo non è capace. È evidente. Già nell'intervento iniziale, io credo che sia stato fatto un riassunto perfetto, che ci sia una manovra prettamente
speculativa e la vogliamo fatto. Fermare attenzione, questa manovra. Attenzione, aiutiamo a fermare questa manovra. Permettimi, è bastato che nell'ultima due settimane, nel momento in cui questo governo ha posto i primi piedi all'interno delle istituzioni, che praticamente si è cominciato a parlare di price cap, si è spostato questo discorso addirittura a livello europeo, Granato, che il prezzo no, però vogliamo prezzo delle garanzie, ma vogliamo dei messaggi, no, scusate, noi vogliamo aspetta, dei messaggi, Granato, noi vogliamo dei messaggi Granato, che rincuorino vengo da te, perché la in realtà se Fratelli d'Italia un attimo della... dice che in realtà si è messo mano su questo argomento, ma mi sembra che il primo argomento sia stato tutt'altro, perché ne risponderà Davide Vox della Lega, del suo leader, subito invece Matteo Salvini ha messo le mani sul famoso tetto massimo del contante. Mi sembra di essere molto lontani dai problemi del caro energia, o no? Hai detto benissimo, Manilla. Proporre un provvedimento del genere, l'aumento del tetto del contante a 10.000 euro, significa non guardare alla realtà, non guardare al pavimento. Il problema non è che la gente non possa spendere 10.000 euro in contanti in un solo acquisto, perché chi ce l'ha questi 10.000 euro? In Italia 13 milioni di cittadini dichiarano di guadagnare 10.000 euro all'anno, non al giorno, non per un singolo acquisto. Qui bisognerebbe parlare di un altro problema, cioè il fatto che a terra, sul pavimento, c'è gente che non guadagna niente, e invece Giorgia Meloni e il nuovo esecutivo già hanno scartato la possibilità di un salario minimo che noi da tempo rivendichiamo che dovrebbe essere di almeno 10 euro l'ora. Anziché aumentare gli stipendi, si parla di permettere a qualche ricco, spesso evasore, di poter spendere 10.000 euro in un solo acquisto. Questo significa non avere davanti agli occhi le priorità del paese e le priorità. Ma tu pensi realmente che il tetto del salario minimo possa essere realmente risolutivo nella nostra Italia? Guarda che noi abbiamo i contratti di settore, abbiamo i contratti collettivi, cioè lì c'è una concertazione dietro. Attenzione, noi stiamo pagando in questo momento la speculazione. Ragazzi, stiamo parlando di un aumento fino al 18% dell'inflazione sui beni di prima necessità. Cioè, di questo stiamo parlando. Arrivo, sta parlando Granato perché Granato ha sollevato una domanda e vorrei che rispondessero. Prego, continua Granato. Perché anche nel momento in cui Giorgia Meloni in Parlamento ha parlato dei contratti nazionali, evidentemente Fratelli d'Italia parla di qualcosa che non conosce, perché ci sono dei contratti firmati dai sindacati e dalle imprese che prevedono stipendi da fame e sono assolutamente regolari, ma non tolgono il problema della povertà. C'è il contratto multiservizi che prevede 6,50 euro all'ora, c'è il contratto dei servizi fiduciari 4,60 euro all'ora, ci sono le fabbriche chimiche del vetro che sono sui 9 euro l'ora, ci sono 5 milioni di persone in questo paese sotto i 10 euro l'ora. E poi c'è un altro grosso problema. Non so se vi siate resi conto che in questo paese molto spesso si lavora per 3-4 mesi l'anno e poi si sta a casa. Chi lavora per 3-4 mesi l'anno, grazie alle leggi sulla precarietà, che sono, devo dire la verità, state volute soprattutto dal centro-sinistra e dal Partito Democratico, come fa a campare? Allora, il salario minimo è una parte della soluzione. Poi c'è la questione di andarci a prendere soldi lì dove stanno. Stanno nelle grandi imprese. Eni ha fatto 8 miliardi di extra profitti nei primi mesi del 2022. E allora, su questo siamo d'accordo. Ragazzi, ma è così, allora, credo che il premier Meloni sia stata chiarissima su questo, ma nel momento in cui si è insediata ha detto: signori, ma i due bacini dove attingere sono questi, bene, sono gli extra profitti, bene, e sono benissimo. La maggiore tassazione. Se c'è un'azione da fare, ragazzi, verso un'impresa di un piccolo imprenditore, sono tutti diretti a farla in 5 secondi. Oggi possiamo fare un'azione verso l'Eni, verso l'Enel, e ancora io non so quale tipo di comportamento il governo assumerà contro queste aziende, contro queste multinazionali che hanno sradicato. Cosa non capisci del fatto di andare a tassare gli extra profitti di queste aziende? Hanno sradicato, cosa non è comprensibile del fatto aziende, che è giusto che andare a prendere i soldi della maggiore tassazione? Io voglio capire, noi a novembre chiudiamo. Perché se no altrimenti le aziende sembra che non vogliamo capire quello che a novembre detto. Chiudono, non ce la fanno più. Tolgono i prodotti dallo scaffale e non voi ancora non e lo non state capendo che questo governo si è insediato non più tardi di due voi giorni voi ancora fa. Non lo state voi capendo dico. Noi smettiamo di consegnare da la Granato, merce Granato, e tutto questo ricadrà sull'altra andiamo parte da Granato, dell'industria fondamentale che è il turismo in Puglia. Aspetta, qui Granato dei... sta aggiungendo allora qualcosa. Vogliamo disagio, dare un aspetta, colpo di reni disagio, arrivo subito, prego Granato, arrivo subito, grazie Granato, prego. Visto che lo slogan elettorale di Fratelli d'Italia era siamo pronti, io voglio capire, essere pronti dal punto di vista di andare a colpire gli extra profitti, cosa significa? Qual speciale, è la proposta sto sentendo concreta? Che sta dicendo Granato, il vostro slogan era eravate pronti, ma in realtà è un bluff, dice Granato. Andiamo da Speciale, così può rispondere, perché abbiamo una doppietta di Fratelli d'Italia, prego. Quale è la tassazione degli extra profitti?
La tassazione degli extra profitti, chiede Granato. Io lo ripeto, lo diceva adesso il collega, due giorni che ci siamo insediati. La Meloni ha presentato delle linee programmatiche non solo in Senato e alla Camera, ben precise. Quindi gli extra profitti da tassare, su questo siamo d'accordo tutti, abbiamo detto tutti stasera, però è ovvio che manca che cosa? Mancano dei decreti attuativi. Che su recuperare questi soldi? Ce lo dovreste dire ai cittadini, alle cittadine, ai lavoratori, ai piccoli imprenditori. Di quanto volete tassare gli extra profitti? È una domanda facile, se siete pronti lo sapete, evidentemente non lo siete. Eravate pronti per vincere le elezioni, ma non per governare. Il presidente Meloni e i ministri stanno lavorando sulle nomine dei sottosegretari. Credo che sia stato uno dei governi eletti in maniera più veloce negli ultimi anni. Quindi volete dare il tempo di emanare i decreti attuativi, ma dove ci sarà il contenuto di quello di cui stiamo parlando stasera? Ai cittadini non interessa tutto questo, non interessa nemmeno degli spot, al cittadino come gli operatori commerciali serve invece avere delle risposte concrete, che sono quelle che arriveranno nei prossimi giorni. Laura De Mola, Forza Italia. Perché ovviamente mi sono documentati, ho letto, chiaro è che loro devono analizzare le carte, adesso bisogna presentare il bilancio entro il 30 novembre, quindi necessariamente se non si vanno a leggere gli atti, dovete capire che la Meloni comunque, a prescindere adesso noi che siamo stati al governo con la Lega, la Meloni era l'opposizione, le carte non le ha mai viste, tant'è che lei si è confrontata con gli ex ministri proprio per aggiornarsi sulle situazioni. Ritengo che questo fine settimana non è poco incoraggiante, anche voi siete stati al governo, ragazzi, scusatemi, funziona in questa maniera. Scusate, devo andare in pubblicità. Ultima parte del punto. Davvero, grazie, anche e soprattutto io non lo faccio mai, non lo sto facendo mai, l'affetto col quale ci state seguendo, perché ci state premiando come il programma più visto di tutto il Sud Italia, quindi davvero grazie, questo mi onora per il lavoro che porto avanti, per le inchieste e anche per venire in soccorso soprattutto degli imprenditori, gli imprenditori che sono in difficoltà, lo stiamo raccontando da tante settimane, è acclarato, Giorgia Meloni il presidente, perché così vuole essere chiamata, anche su questo ci apriremo un dibattito tra poco, e lì che deve governare, come molti del suo partito, da Fratelli d'Italia, sostengono che deve avere il tempo proprio di, come dire, espletare le responsabilità e di andare a colmare, mettere le toppe, perché ci vogliono 80 miliardi proprio per la questione del caro energia. Allora, siamo andati al mercato rionale di Japige, qui a Bari, perché ci sono tanti commercianti ambulanti che anche loro hanno il problema del caro energia. Molti di loro, poco prima di Natale, anzi il Natale non lo vedranno, chiuderanno le loro botteghe. Andiamo a sentire le loro lamentele. No, l'80% è quasi. Lascia che qualche box che lavora, però tutto sommato siamo proprio in fallimento e non reggiamo più i costi di tante spese. C'ho da pagare 6 o 7 mila euro. Come si fa? È impossibile. Siamo tutti nella stessa barca. Cioè non riusciamo neanche a pagare i nostri canoni familiari, cioè pagare la nostra affitto di casa, luce, non si riesce. Come facciamo a pagare 900 di immondizie, 800 di concessioni, fitti, luce? Come mai qua il 60% non paga più? Poi per quanto riguarda l'affitto, 310 euro al mese, mezza giornata, dalle 8 alle 2 i vigili dicono che dobbiamo chiudere. Allora, 310, mezza giornata, per me è 620. È come se io pago 620. Idem immondizia, 60 euro al mese, mezza giornata, è come se io ne do 120 al mese. Un esempio logico, ho una cella dove metto la frutta piccolina, l'anno scorso ho pagato intorno ai 350-400, due mesi fa 1000 euro, mo 1100. Se non è questo l'aumento. 20 euro di luce, mezza giornata lavorativa, luce a LED, quel che sia, è una vergogna. Ci stanno mettendo sotto terra.
qua non si può andare più avanti in nessun modo possibile. Tosse. Ora c'è l'INPS da pagare, altri 1.000 euro. C'è, l'altra settimana ho pagato 850 euro. Affitto, luce, acqua, 474 euro con carta a mano, non a bocca, a mano. E allora, queste sono le testimonianze di tanti imprenditori, di piccoli imprenditori al mercato rionale di Attigia di Bari. Mi ha raggiunto Savino Montaruli, Unione Commercio Unipuglia. Lei è diventato un simbolo delle proteste proprio, oramai la stiamo guardando in tutti i programmi. Vengo da lei perché ha sentito le parole di questi commercianti. Ci stanno sotterrando sottoterra. Sì, buonasera intanto. Sono le parole e le testimonianze di chi, del malato, di chi la malattia la vive sulla propria pelle. Io voglio ricordare, intanto saluto gli amici, i nostri associati del mercato Santa Chiara di Iapigia. Voglio ricordare che l'aumento delle bollette, dei costi e degli altri costi, anche delle materie prime in questo momento, non arriva in contemporanea con una ripartenza che è la ripartenza che tutti si attendevano dopo il periodo della pandemia. Gli aumenti arrivano in concomitanza con una drastica riduzione dei consumi. Noi stiamo registrando delle riduzioni dei consumi anche nei mercati, fino all'80%, quindi da un lato diminuiscono i consumi per evidente capacità ridotta delle famiglie di far fronte anche ai costi familiari e dall'altro abbiamo l'aumento delle bollette. E voglio ricordare, Manila, che le bollette non sono state ancora pagate e sai qual è il paradosso? Che se questi esercenti dovessero pagare le bollette in questa misura, dovrebbero anche giustificare all'Agenzia delle Entrate come abbiano fatto a far fronte a questi pagamenti. Il rischio è che ci sia anche un adeguamento reddituale con la beffa che saranno chiamati anche ad una maggiore tassazione. Quindi il governo si deve porre anche questa questione. E allora, Davide Vox, da una parte la testimonianza di Savino Montaruli che abbraccia tutti i commercianti di Puglia, rispetto però a quella richiesta che il suo leader Matteo Salvini, che subito Giorgia Meloni ha appoggiato, sulla questione del contante. E insomma, da una parte dice Savino Montaruli, da dove li vanno a prendere questi soldi? Devono andare a chiederli alla criminalità organizzata? E mentre però Matteo Salvini si preoccupa di alzare il tetto a 10.000 euro dei contanti. Beh, innanzitutto credo che per tamponare la questione dell'emergenza relativa alle bollette servono interventi a brevissimo termine. Uno di questi rientra sicuramente nel price cap, che però va deciso a livello europeo, e c'è un'Europa che latita in maniera lampante. E azioni che vengono fatte devono essere fatte come governo nazionale. Uno di questi è sicuramente, secondo me, dovrebbe essere tassata al 100% l'extraprofitto. Bisognerebbe immediatamente fare lo scostamento di bilancio che su cui però stiamo Giorgia Meloni lavorando. non era contenta dello scostamento di bilancio, l'abbiamo sentito durante la campagna elettorale. Che c'è, Granato? Il tempo... Un attimo, che c'è? No, sulla questione degli extra profitti sono contento perché la Lega è stata al governo fino all'altro giorno e c'è di nuovo e non ha mai fatto questa proposta del 100%, quindi sono contento che finalmente vengano sulle nostre posizioni. Abbiamo fatto anche la proposta sullo scostamento di bilancio e ci è sempre stato risposto di no. Lo scostamento di bilancio è debito, a me non è che preoccupi troppo, il problema è questo debito, poi chi è che lo va a pagare? Perché c'è bisogno di mettere i soldi a terra oggi, perché se no i tuoi figli, i miei figli non avranno più nulla. Se non salvi le aziende, guardi, non ci sta salario minimo che tenga, non c'è futuro che tenga, non ci sono i libri per la scuola, non c'è più niente, diventiamo come il Venezuela. No, sono d'accordo con lei, ma dice Granato, ci vogliono 80 miliardi, da dove li prendiamo 80 miliardi? Innanzitutto andiamo a tassare le imprese della logistica, le imprese della farmaceutica che ha speculato sulla pandemia, che ha fatto tanti soldi, a tassare le grandi imprese, sì, ma e impedire che Amazon non paghi le tasse, tassiamo tutti, se non paghi le tasse
perché Fiat non paga le tasse. No, io sto parlando dei grandi. Dubito che lei abbia possieda Mediaset, come la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Non possediamo nulla o possediamo poco. Tassiamo le grandi imprese, invece voi state difendendo esattamente queste, esattamente come ha fatto il governo Draghi. Ma chi sta difendendo chi? Stiamo parlando di tassare gli extraprofitti al 100%. Tassiamo e mi viene a dire che stiamo difendendo le grandi imprese. Quelle della logistica, quelle della farmaceutica. Però un attimo, Granato dice tassiamo quelli riguardanti la logistica, le grandi società energivore. Vado da Laura De Mola, perché lei è un'imprenditrice importante, oltre ad essere un politico. Le voglio chiedere, no? Tra l'altro il suo leader Silvio Berlusconi è uno degli imprenditori più importanti del nostro paese, quindi da sempre sicuramente avrà ammirato la politica di Berlusconi nell'ambito imprenditoriale. Motivo, le voglio chiedere, sì. Lei che è vicino ai territori, lì nel Fasanese, nel Brindisino, mi diceva prima della pubblicità che stanno in ginocchio tante aziende. No, guarda Manila, proprio oggi noi abbiamo tra l'altro fatto un'inchiesta proprio per riferirmi prima all'argomento degli agricoltori, cioè addirittura siamo venuti a conoscenza del fatto che molti imprenditori agricoli, proprio perché lavorano con le serre, non le possono utilizzare proprio perché devono ridurre l'energia, e quest'anno rischiamo di non avere più le zucchine, di non avere più i pomodori, cioè la situazione è veramente drammatica. Noi abbiamo riportato, intervenire immediatamente. È l'unica cosa che si può fare. Io sono d'accordo con la Lega, con lo scostamento di bilancio, l'avevamo chiesto al governo Draghi, avevamo chiesto un intervento immediato, non con le briciole, avevamo detto con la Lega sì, di tassare gli extra profitti del 90%, l'aveva chiesto addirittura la CGIL, avevamo chiesto di fare degli interventi importanti, non c'è stato ascolto e hanno deciso di non ascoltarci. Io sono uno di quegli italiani che spera, anch'io ho un'azienda energivora, avuto bollette che non finiscono mai e non sappiamo come fare. Ma io le dico una cosa, nel 2023 ci troveremo senza sconti della Tari, ci troveremo a pagare il 30% in più rispetto a quello. Quello che io le voglio dire è un massacro. L'attuale governo, voglio dire, non sono dei principianti, sanno benissimo che se non prendono delle iniziative non domani ma ieri, ma lo faranno quanto prima, si ritroveranno mezza Italia sotto al Parlamento. Ritengo che non convenga a nessuno. Quella mezza Italia che Savino Montaruli da tante settimane, da mesi aveva anticipato, e noi lo stiamo seguendo perché lui con tutta il suo seguito sta andando in tutti i programmi nazionali, locali, regionali. Andiamo a raccontare il lavoro che sta facendo Savino Montaruli e le proteste dei tanti commercianti, prego. Quello che mi preoccupa, e mi preoccupa davvero, e lo sottolineo, è la solitudine di chi oggi sta in quel negozio, in quel bar che non ha chiuso e che ha visto il postino o il messaggio via mail con il terrore della nuova bolletta. Io mi auguro davvero che non si arrivi alla tragedia, perché i segnali sono fortissimi e l'indifferenza è altrettanto forte. E la responsabilità di chi fa finta di niente è enorme, enorme. Noi non abbiamo chiuso gli occhi, né tantomeno la bocca. Figuratevi se io chiudo la bocca. Oggi la rappresentanza che con coraggio ha chiuso le proprie attività ed è qui a manifestare per tutti. Andrea dice basta alle speculazioni, basta all'aumento indiscriminato delle utenze. Chiedono un intervento immediato contro il caro bollette e sono pronti a spostare la mobilitazione nella capitale. Se non dovesse arrivare in tempi brevi, commercianti e ristoratori del capoluogo si sono ritrovati ai piedi della prefettura di Bari, li hanno raggiunti dalle altre province, tra loro c'è chi spegne già da giorni le insegne all'orario di chiusura serale senza più prolungarlo oltre. Abbiamo capannoni di attrezzature usate già pieni, significa che per pagare le bollette addirittura gli imprenditori hanno cominciato a vendere o a svendere, a volte a regalare le attrezzature, e questo significa che la prossima volta regaleranno la propria impresa.
Vado da Savino Montaruli, ma la Regione Puglia, tutti gli enti preposti, con tutta questa gente che lei porta in giro, la piccola media impresa pugliese che rischia di scomparire, le stanno dando delle risposte o no? Noi abbiamo incontrato, io ho incontrato addirittura 2 mesi fa, quando all'inizio del terremoto già si avvertiva questo clima di tensione sociale, ho incontrato nel suo ufficio il presidente nazionale dell'ANCI, nonché sindaco di Bari, Antonio De Caro. In quella occasione abbiamo manifestato, ripeto, 2 mesi fa e aspettavamo già risposte da allora. Sapete cos'è successo? Che i sindaci quasi sono loro a chiedere aiuto a noi, perché evidentemente i nostri referenti non sono a non livello territoriale. Non ha avuto risposte da Antonio De Caro. Il rischio vero, sai qual è? Ma mi meraviglio, perché io conosco Antonio De Caro e lo chiamerò su questa storia. Stanno, possibile che Antonio De Caro, che il presidente dell'ANCI, non sia venuto in soccorso suo? Questa è una denuncia incredibile, vero, Manila, perché io conosco De Caro, non ci credo. Il rischio vero è che quelle poche risorse che i comuni stavano destinando a questa fase di ripartenza, che è quella successiva alla pandemia, adesso ne stanno distogliendo. Ma lei ha chiesto di parlare con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, vedendo le immagini e tutto il seguito che le porta. Noi con Emiliano e con la Regione Puglia abbiamo iniziato a interloquire. All'inizio si è stato piemontese qui da te, ricordi quando ho avuto il collegamento con il vicepresidente Raffaele Piemontese, certo che me lo ricordo, nonché certo. Assessore al bilancio, in un primo momento se ne lavarono un po' le mani, però poi sono intervenuti, hanno sospeso i mutui, ma non è un intervento diffuso, noi chiediamo un intervento diffuso che riguardi tutte le imprese, perché il livello di indebitamento, Manila, è enorme. Lo immagino, disagio. Ripeto, noi stiamo rischiando di fermare le aziende nel mese di novembre. Se un provvedimento non sarà preso, un provvedimento effettivo per tutte le aziende di tutti i comparti che stanno soffrendo, purtroppo, tutto il caro dell'energia, non solo dell'energia, ma anche del gas e di conseguenza Manila, dei trasporti, dei poveri trasportatori che non ce la fanno più a partire con i loro mezzi, allora, per andare a consegnare le nostre merci. Ma voi sapete cosa sta succedendo. Io ti rispetto, Giuseppe, come rispetto tutti i politici, però questo imprenditore che sta finendo di parlare è Montaruli. Ma vi rendete conto? Allora, in Puglia governa la sinistra, adesso a livello nazionale va alla destra. Allora, Manila, mettetevi Manila, d'accordo, perché qua non è Manila, un solo politico. Abbiamo lasciato un discorso tassare, a metà come prima, dice Granato, e comprendo scusami, benissimo. Come dice Granato, torno da Granato, Granato dice, che state facendo tra destra e sinistra, rimbalzo di responsabilità, bisogna tassare. Vogliamo dei messaggi. Un attimo, vado da Granato prima, prego. Sì. E ci sono anche altre cose che si possono fare, perché dobbiamo essere concreti. Se andiamo nella concretezza, i piccoli comuni hanno ad esempio un fondo di 2 miliardi che in questo momento è bloccato, il fondo per la costruzione delle comunità energetiche, penso che a Locorotondo possa interessare, e se è bloccato perché mancano i decreti attuativi, così come mancano i decreti attuativi per costruire 200 parchi eolici, così come mancano i decreti attuativi per costruire migliaia di impianti. Un attimo, vado dal vice sindaco, cosa risponde a Granato? Mi intanto il comune di Locorotondo ha aderito al patto dei sindaci e quindi prima ancora alle comunità energetiche. Stiamo già predisponendo un affidamento di incarico tramite dei fondi regionali proprio per elaborare un progetto su quella che sarà la comunità energetica di Locorotondo. Mi sembra di capire. Il problema è che bisogna intervenire subito. Tutte queste cose vanno benissimo. E va benissimo il parco eolico, vanno benissimo, però qua le aziende, purtroppo l'interlocutore, il collega da collegato, il problema è che ci vogliono soldi cash adesso, le comunità energetiche le abbiamo inventate noi, va benissimo. Temporale, Manila, però io vorrei ricordare a tutti, un attimo Granato, che vorrei ricordare a tutti che se abbiamo perso quasi 30 giorni andiamo da Granato con vito speciale il giuramento, la proclamazione, le elezioni dal 25 settembre, prima ancora un altro mese di elezioni, non è sicuramente colpa del centrodestra di Fratelli d'Italia, a maggior ragione. E sono stati 2 mesi fondamentali, sono stati 2 mesi fondamentali, perché si parla di tempo. Mi pare no.
perché se le vostre proposte sono alzare il tetto al contante a 10.000 euro, colpire i percettori di reddito di cittadinanza, mi sembra che non si appena. Ma guardate, ma non possiamo parlare, ma l'argomento, non possiamo spostare l'argomento sui 10.000 euro, permettete, perché Salvini ovviamente... Sono importanti le misure simboliche, sono importanti, certo, perché fanno parte della situazione di marzo. Ma non andiamo fuori tema. Ma non dobbiamo andare fuori tema, cioè, non dobbiamo focalizzarci, altrimenti diventa una discussione sterile. Scusate, riprendo la parola perché purtroppo vorrei stare con voi, però guardate, vede vice sindaco lì davanti a lei, il pubblico a casa non lo sa, c'è quella luce, è un tassativo, perché se non vado in pubblicità mi multano e quindi io devo avere rispetto ovviamente dell'attività commerciale dell'azienda, devo andare in pubblicità perché la serata, la lunga maratona di questa puntata incredibile divisa fra le inchieste e le esigenze degli imprenditori finisce qua, abbiamo oltrepassato le 3 ore. Io vi devo salutare, ovviamente ci rivediamo da lunedì nella fascia del prime time prima del telegiornale della sera con il tavolo del punto tutte le sere per attenzionare questi e tanti altri temi e con il punto, con le mie inchieste ma con le esigenze di chi davvero ha bisogno tornerò qui tra 7 giorni, non mi muove nessuno perché risolveremo i problemi di voi cittadini, di voi telespettatori che state sempre al mio fianco e che mi premiate ogni settimana. Buonanotte a tutti, grazie.